L'Associazione Artisti Fiesolani, oggi 17 maggio 2011, incontra Marina Alberghini, scrittrice, biografa di Céline. Il suo ultimo lavoro si intitola Céline, Gatto Randagio, Edizioni Murzia. Marina è anche artista visiva e presidente dell'Accademia dei Gatti Magici. Ci racconterà della vita dello scrittore e dell'amore per il suo gatto, un randagio, come lo fu lui. Per un gatto randagio tutto speciale, niente di meglio per accogliere i suoi riposini che i cuscini dello studio AXTV, ottenuti con assemblaggio di stoffe colorate a formare opere astratte. La parola a Marina Alberghini. Salve ragazzi! Allora, bisogna dire che è stato veramente un gatto che mi ha portato sulle tracce e a scoprire e a vivere una straordinaria avventura come è stata quella di incontrare Louis Ferdinand Céline, perché io praticamente ho proprio vissuto con lui per almeno 6 anni. Perché questo? Perché io ho letto in un libro vicino francese che un grande scrittore francese aveva attraversato la Germania in fiamme nel 1944 col suo gatto in una bisaccia. Dopodiché ho detto: questo deve essere un uomo eccezionale. E ho chiesto alla mia amica francese, dico: ma questo Céline chi è? Qui non si trova niente su di lui. Dice: ma tu, ma che scherzi? Céline purtroppo è emarginato completamente per ragioni politiche, ma è il più grande scrittore del Novecento. Ah, dico, io voglio saperne di più. E allora lei, che aveva il padre che era un grande céliniano, mi ha mandato molti documenti, molti libri sullo scrittore e io ho trovato qualcosa di assolutamente eccezionale. Allora, quest'uomo straordinario, tutta la sua vita, dopo la prima guerra mondiale, in cui ha potuto vedere gli orrori della guerra e l'odio dell'uomo sull'uomo, l'ha dedicato a stanare il potere e a denunciarlo. E così ha continuato a farlo per tutta la sua vita. E ha cominciato, tra l'altro, e quello che è stata la sua disgrazia, nel 1936 quando è andato in Russia e ha denunciato gli orrori di Stalin. Questo non gli è stato perdonato perché lui Aragon voleva che lui entrasse nel Partito Comunista Francese e quindi lui invece disse no, non è assolutamente possibile e è stato praticamente perseguitato. Lui però era assolutamente innocente, c'è stata anche una calunnia di connivenza col nazismo durante l'occupazione, lui era un medico. Céline era un medico di banlieue, quindi un medico dei poveri. E addirittura lui aveva sposato una donna ricchissima perché era la figlia di un barone della medicina. Lui lasciò tutto questo per lasciarselo alle spalle e lavorare nelle banlieue a fianco degli emarginati. Accanto a questo cominciò a scrivere libri di grandissimo livello come Il Voyage au bout de la nuit e poi tutti gli altri, in cui denunciava il potere delle multinazionali, della catena di montaggio e sugli operai, perché lui poi andò anche a Detroit, quindi vide la catena di montaggio di Ford e ci sono insomma dei pezzi meravigliosi. Però ecco, Céline amava anche molto l'arte e i grandi artisti che lui amava sono stati Breguet e Bosch. E poi lui stesso era fatto di Breguet e di Bosch. Infatti, nel Voyage, il Voyage è estremamente concreto, sembra proprio di vedere gli uomini, gli emarginati delle tavolate di Breguet, il vecchio, mentre però era anche un artista visionario e quindi anche Bosch, perché lui riusciva addirittura a tramutare per esempio i suoi nemici come Sartre, Sartre lo tramuta addirittura in un mostro apocalittico, è veramente una cosa meravigliosa. Quello che riguarda l'animalismo di Céline, cioè chi era poi questo famoso gatto, ecco, quello era interessante trovare anche questo gatto. Allora, questo gatto si chiamava Bébert, cioè Bertino, ed era stato trovato preso in un gattile, proprio poco prima che Céline doveva fuggire perché altrimenti sarebbe stato ucciso alla liberazione, proprio per quelle calunnie di connivenza con il nazismo. Allora, lui cominciò, questo gatto cominciò a vedere quello che hanno i gatti, cioè che vedono oltre. Una delle sue frasi principali è: donne, bambini e gatti vedono in un'altra dimensione. Però il gatto era anche il suo bambino e anche il suo grande amico.
E quindi quando dovette fuggire non lo volle lasciare perché c'era Paul Leoutot, che è un grandissimo, tra l'altro io ho scritto la biografia anche di Paul Leoutot che deve uscire tra poco, ed è stato un grandissimo animalista, ma e che si era offerto di prendere Bébert, ma e lui invece non volle, disse Bébert deve vivere con me e se lo portò fino alla Danimarca. Quando lui arrivò a Sigmaringen, ecco questa è una cosa divertente. Quando è arrivato a Sigmaringen, lui poi aveva trovato il passi per andare a Copenaghen, però il gatto era già molto anziano e lui decise, dice, senti, disse alla moglie, lasciamolo qui dal salumaio che gli vuole molto bene, sto gatto si era ammanicato a tutti gli ambienti dove poteva mangiare e sgraffignare quello che voleva e dice, va bene, dice, vabbè, lo lasceremo qua. E allora questo lo mise in un magazzino e poi dice, lo libererò il giorno dopo. Quando Céline e la moglie andarono per partire col treno per Copenaghen, arrivò Bebè tutto coperto di schegge di vetro, aveva rotto la finestra, aveva attraversato Sigmaringen ed era arrivato alla stazione per vivere l'avventura straordinaria insieme al suo grande amico. E in questa biografia c'è tutta la storia di quest'uomo, la più aggiornata perché ce ne sono altri tre francesi che però hanno passato i 20 anni e questo ha vinto anche il premio Firenze. Scrive Shelley, in Defense of Poetry, che il Satana di Milton è superiore a Dio, perché non si pente, ha un grande senso dell'onore e non cede a chi lo ha vinto, non chiede grazie. Meglio regnare nell'inferno che servire in cielo, dice. Anche il mostro di Mary Shelley è uno sconfitto. Un ribelle che non si piega, ma non è un rivoluzionario, perché gli manca lo scopo ideale a cui riferire la propria azione. Dalla vita non voglio altro che sentirla perdersi in queste sere impreviste, in questi giardini sbarrati dalla malinconia delle strade che li circondano e incorniciati dal vecchio cielo dove le stelle ricominciano. Valerio Mirannalti, Andrea Chiarantini dell'Associazione Artisti Fiesolani ringraziano Marina Alberghini, Pessoa, Scilli, AXTV, la Fondazione Primo Conti, Ascaret.